Se siete appassionati di auto, lo saprete già ormai, all'interno del gruppo Volkswagen il marchio Skoda si è trasformato e rispetto a un Audi, una Volkswagen, una Seat, sta diventando sempre di più una macchina curata ma non appariscente. Questo è il nuovo SUV Kodiaq, presentato qui, visibile qui dal vivo da parte del pubblico al Salone di Parigi. È un grande SUV, stiamo parlando di 4,70 m, che, come vi dicevo, segue un po' il discorso che è stato fatto, è stato iniziato secondo me molto bene con la Superb, di raffinare un po' questo tipo di offerta di auto pratica ma non per questo poco curata, e lo si capisce in particolare già dalla linea. Vedete, adesso abbiamo fatto un giro tutto attorno alla macchina, e ben equilibrata, senza troppi eccessi. E poi dietro questo bagagliaio, che adesso non posso aprire perché ci sono dei colleghi, ok, grazie, vi faccio vedere, c'è anche molta praticità, 720 litri di capacità e la possibilità di avere anche 7 posti, quindi tra l'altro con, vedete, anche una modularità, come si dice, del vano di carico per poter avere più praticità più possibile, e ovviamente anche lo spazio per i passeggeri. Tra l'altro vedete un dettaglio tipico di tutte le Skoda, vedi Gianluca, queste piccole attenzioni alla praticità come il raschietto per il ghiaccio nello sportello del carburante. Adesso provo, ecco, a salire e a farvi vedere l'abitabilità. Come c'è da aspettarsi, qua dietro si sta veramente come dei pascià. Guardate quanto posso allungare le gambe e quanto spazio ho per la testa, e anche al centro, nonostante l'ingombro della trasmissione per le versioni 4x4, diciamo che non ci si può lamentare. Vedete, prese elettriche anche addirittura di tipo domestico, oltre che 12 volt e USB, insomma, qua dietro per viaggiare con la famiglia e gli amici si sta molto bene. C'è un po' di confusione perché stanno cercando di fare altre riprese, quindi aspetto un attimo e vi faccio vedere anche la plancia, perché è qui che si è fatto un ulteriore gradino in su per quel discorso che vi dicevo prima di trasformare il marchio Skoda. Ecco, vedete in particolare la forma della plancia, che diventa un pochettino più raffinata con questo effetto di specchio. Vedete, la plancia è simmetrica e in più dà molta evidenza a questo touchscreen con riproduzione delle funzioni più frequenti ai lati, e anche questi bei materiali di rivestimento sia della plancia che delle finiture. E qui si ritorna a quello che vi dicevo prima, come la Superb, che è un'ammiraglia, diciamo, con cui potete anche passare inosservati se vi piace. Una macchina di questo tipo vi dà molta cura anche a livello dell'abitacolo, senza diciamo apparire troppo, così ostentare troppo, e avendo anche una bella praticità. Vi raccontavo della praticità, vedete sulle portiere ci sono queste protezioni per evitare di graffiarle, e già che ci siamo vi faccio vedere un po' di colori che ci sono qui allo stand, a parte questo giallo fluo portato così al salone per fare un po' di scena. Ci sono queste due bianche e un grigio un po' più elegante, vedete, ecco la bianca e qui vicino a me grigio. E concludo dicendovi dei motori, che al lancio in Italia saranno 3, 1.400 turbo benzina a 125 cavalli, 2.000 turbo diesel da 150 a 190 cavalli, con la possibilità di avere la trazione integrale al posto dell'anteriore, cambi manuali e doppia frizione DSG, e la macchina arriverà in concessionaria all'inizio del 2017. I prezzi non sono ancora definiti.